Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Amici di Radio Bruno, siamo sempre qui in diretta da Sanremo e c'è già un caos incredibile qua nel nostro studio perché sono arrivati loro, le vibrazioni. Quella, ragazzi, ciao, ma ciao, che bello vedervi di nuovo insieme. Hai visto di nuovo? Ma questo perché caos che facciamo? Sì, siete arrivati voi. Siamo placidi, guarda come siamo placidi, lui soprattutto. Guarda. Ma avete dormito stanotte? No, perché questo è il primo giorno, ma in realtà insomma la tensione già abbiamo si fa sentire. Abbiamo dormito 8 ore in tutto, cioè da una settimana. Due a testa. È a scalare, siamo di un 4 ore adesso, 45 scaglionati. Diciamo che non eravamo più abituati a questo ritmo, effettivamente, ma confido nel fatto che uno poi prende l'abitudine e a un certo punto si superi, no, questo problema del fuso. C'è un fuso orario diverso. C'è il fuso a Sanremo, insomma. Sì. Ma come siamo bene insieme comunque, vero? State molto bene insieme, state molto bene. Ad alta voce, scusate, hai pensato ad alta voce, Ale. Ma diciamo, cos'è successo insomma la scorsa estate? Chi è che vi ha fatto tornare insieme? Il colpevole è Alessandro Deida, batterista con i capelli rossi della band, che è quello che ha insistito più di tutti per fare questa reunion e alla fine ce l'ha fatta. Grazie Ale. Ma anche ne vostri fans, no? Ragazzi. Bravo Ale, se non ci fossi tu, guarda. Però, veramente, ma anche cappello. I vostri fans hanno fatto di tutto? Beh, i fan sì, sicuramente ci hanno insultato a non finire finché noi tornassimo insieme, soprattutto a me nel mio momento di esperienza solista, no, che ho fatto, non continuo a insultarmi. No, non è vero, però insomma... No, non è vero, anzi, però... Ma no, guarda, è successo che noi nel frattempo abbiamo sempre comunque avuto modo di suonare assieme, perché insomma... Non ci siamo mai separati, cioè non è mai stata una divisione veramente, cioè è sempre stato... Abbiamo preso una pausa vera, come deve accadere spesso anche nelle più belle famiglie, nelle storie d'amore uguale. Nelle storie d'amore, intanto un attimo per capire, ecco, la storia d'amore però non devi superare i 3 giorni perché dopo una settimana già stai andando da un'altra parte. Invece per una band va bene perché ognuno fa la propria esperienza e quello che è successo è stato proprio questo, nel senso che Alessandro sicuramente non ha mai perso di vista l'idea della reunion. Garnice è stato il primo che si è andato fuori dalle scatole e ha fatto anche bene, penso. Gary, scusa se ti sveglio, come mai tra l'altro? Sta dormendo, no? Cosa ne pensi? Siamo in collegamento, ci sentite? Sì, siamo in diretta. Da Sydney. Okay, perché c'è un ritorno un po' strano. Quelli sono i neuroni. Divano 2, chiama divano 1. In realtà Francesco fu profetico in un'intervista del 2012 che disse tra forse 5 anni ci riuniremo. Vedi? Detto fatto. Sono profeta. Sei profeta. Sono regista. Beh, però diciamo profeta. La verità, dai, il gruppo comunque sta facendo tutto da solo. Sì. Ha fatto un libro, Le profezie di Franceschino si chiama. Oltretutto guarda, abbiamo siamo alla stessa posizione. Infatti hai visto come siamo in sintonia. Possiamo fare un cambio, 1, 2, 3 e via. Vai, grande. Però mi torno di là perché mi sono fatto leggermente male. Scusa, adesso la voce è così. Okay. Benissimo. Ragazzi, parliamo di questo Sanremo, sì. Il palco dell'Ariston, allora, insomma, crea sempre una certa emozione, no? Beh sì, palco, un palco, ragazzi, storico, insomma sono stati... Palco, non parco, Fra. Al parco vai tu alla sera e non diciamo a fare cosa Deida con questi capelli. Parliamo che dove tu al parco. Sul palco. Ma una volta rispondo seriamente. Infatti, noi non ci riusciamo. Si sta ingrossando. Posso dire che. Ragazzi, questi puerili. Il palco di Sanremo si sta ingrossando rispetto al 2005, siete l'altra volta. È più grosso, ci ha preso le prime file. Si sta allargando, sì. Questo posso dire sul palco. Bravo. È molto grosso, molto bello, perché loro non hanno ancora visto, c'è tutta la gente che sente. Ma no? L'emozione, la domanda era l'emozione. L'emozione, vabbè, sono sempre le stesse, insomma, no? Quindi una grande emozione. Sì, perché è un palco in cui è stato calpestato anche da grandissimi artisti della storia della musica italiana, quindi insomma è un festival dove si suona veramente, si canta veramente. È un festival molto importante. Parliamo invece della serata dei duetti. Voi duetterete con Skin. Sì, prima faccio però un... c'è anche con Rita Pavone. No, al massimo Vanna Marchi. Assone! In effetti hai qualche somiglianza. Tra Vanna Marchi e Biscardi. Comunque Medita il disco delle vibrazioni nuovo, Impossibile gestirli, impossibile. Scusa, qual era la domanda? Dunque, grande emozione, Skin. Sì. C'è Skin. Skin. Ah beh, Skin sarà con voi sul palco. La risposta su Skin ce l'ho pronta.
Vai. Noi siamo stati grandi fan di Scancanensi. Scancanensi, di cui Skin è cantante, per chi non lo sapesse, hanno performato a Sanremo, mi sembra, nel 98-99 e hanno fatto una performance veramente pazzesca, come andrebbero fatte tutte le performance rock a Sanremo. Si sono partiti quieti, poi hanno spaccato Scancanensi tutto. Per cui noi, memori di questa grande performance della Skin, anche Media, nazionale, diventata dopo X Factor nazionale, perché la gente alla fine la conosce per X Factor. Noi invece ci teniamo a precisare, questa è una grande artista che ha una tanti dischi band e tanti successi alle spalle, è una performer incredibile, per cui grande emozione. Simpaticissima, ecco, e super professionale. E la cosa che ci ha stupito è che nel momento in cui abbiamo ci siamo posti la domanda se potesse essere lei l'ospite, quindi abbiamo poi presentato il brano, la cosa incredibile è che ha detto subito di sì, ha ascoltato il pezzo, le è piaciuto e noi siamo rimasti basiti. Pensavamo di corteggiarla un po', di doverla corteggiare un po' di più, invece è molto rock and roll, cioè proprio easy going. Abbiamo fatto delle bellissime prove con lei, è stato veramente emozionante, ma in realtà il pensiero dopo di aver fatto le prove con lei è stato ancora più emozionante, perché quando stavano suonando c'era solo la pelle d'oca mentre suonava il pezzo. Tu devi vedere, io che ci cantavo guardando le fasi. Anche perché faremo una versione diversa rispetto a... Più che pelle d'oca è pelle di pollo. Pelle di pollo. Pelle di pollo. Sì. Allora ragazzi, cosa c'è di così sbagliato? La pelle di pollo. La pelle di pollo. Che ci viene quando guardi tante comicità, cose. Le vibrazioni, sono loro. Sbagliato è tante cose, sono sbagliate. Tante cose, a questo punto tante cose. In realtà la domanda è, cioè, quanto uno è disposto ad accettare ciò che è sbagliato? Questa sarebbe la domanda. E allora, e te la ragazzi, faccio, tu sei disposta? Abbiamo poco tempo? È pochissimo tempo. Dai, rispondi, però tu... non te frega niente. No, come me frega niente? Quindi... Ma scusa. Va bene, tu sei disposta, quanto sei disposta a citare ciò che è sbagliato? Devi dirmelo, dimmelo tu. Ma scusa, mi rifai la domanda che ho fatto. No, io ti rifaccio la domanda. E io sono, sì, perché io per primo, in partenza sono strasbagliato. Tutti siamo sbagliati. Siamo tutti sbagliati, diciamo la verità, che quindi tutti ci accettiamo. Tutti siamo sbagliati, dobbiamo accettare. Band, che mi vuoi bene anche così sbagliato. Benissimo. Citato un pezzo della canzone. Grandi. Allora, ragazzi, vi ascolteremo ovviamente sul palco dell'Ariston, però grande, prima un saluto agli amici di Radio Bruno che continuano a seguirvi. Amici di Radio Bruno, voglio dire, come dire, qua siamo in famiglia, quindi amici di Radio Bruno, grazie. Ciao, grazie a tutti dalle vibrazioni, sempre ciao, un estremo ciao, piacere, un grandissimo piacere, e ci vedremo comunque sicuramente presto insieme sui vostri palchi, sicuramente quest'estate. E buona continuazione. Grande. Grazie, le vibrazioni. Grande, anche da Vanna Marchi, nuovo membro delle vibrazioni. E comprate il disco V come Easy Going. Easy Going. Ciao. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Grissin Bon, Modena Giochi, Alessara Guesthouse, Mondo Convenienza, Rosanna Alpi, concessionaria Renault Franciosi, Cornacchini, ODS Giocattoli e Biper Banca.